Buonasera. Mano a mano che passano le ore, l'operazione antiterrorismo iniziata con la tragica sparatoria di Siena sta avendo nuovi e clamorosi sviluppi. Nella sola giornata di oggi sono stati scoperti 3 covi, 2 caldi, cioè appena abbandonati dai terroristi, e 1 freddo, un rifugio non frequentato da tempo. I 2 covi più interessanti per le indagini future sono a Napoli, dove è stato rinvenuto l'archivio dell'organizzazione terroristica Prima Linea, e a Buonconvento, nell'entroterra toscano, dove sono state arrestate 2 persone. Il covo freddo invece è stato scoperto ai piani di Arcinazzo, nel comune di Trevi, nel Lazio. Intanto le battute dei carabinieri nelle campagne di Tuscania alla ricerca dei fuggiaschi sono state interrotte, ma non per questo vengono abbandonate le indagini. Del comando che ha partecipato alla rapina di Siena mancherebbero ancora 3 terroristi, 2 donne e 1 uomo. Ma giudicano gli inquirenti, se non sono stati finora trovati, dopo 3 giorni e 3 notti passate all'addiaccio e senza cibo, è molto probabile che siano riusciti a sfuggire all'accerchiamento. Da ieri Giulia Borelli, una delle fondatrici di Prima Linea, arrestata a Roma nel covo di Via Voghera, è ricoverata nel reparto chirurgia dell'ospedale San Giovanni a Roma. Ha 2 ferite, una a un braccio e l'altra a un fianco. Le sue condizioni non sono gravi, i medici dicono che guarirà in 30 giorni. La donna è sorvegliata a vista dai carabinieri. Quando è stata arrestata ieri pomeriggio alle 5, Giulia Borelli aveva 2 flebo nelle vene. I suoi compagni le avevano prestato le prime cure in attesa di poterla operare. Una delle 3 camere del seminterrato di Via Voghera era stata trasformata in infermeria. C'erano medicinali, flaconi per le flebo e garze. L'arresto della Borelli, assieme a quelli dei suoi compagni Luca Frassinelli e Pietro Mutti, è collegato con l'arresto di Gianfranco Fornoni e Giuseppe Prato, catturati dai carabinieri nei boschi attorno a Tuscania. In tasca uno dei 2 aveva un foglietto spiegazzato pieno di numeri riuniti a piccoli gruppi, un codice. È stata trovata la chiave che ha dato come risultato un numero telefonico. È stato così possibile risalire al covo di Via Voghera. Una volta localizzato, il covo è stato messo sotto controllo. Il primo a cadere nella trappola tesa dai carabinieri è stato Pietro Mutti, mentre stava rientrando con un pacchetto di dolci e una bottiglia di spumante. Vistosi scoperto, Pietro Mutti ha tentato di reagire estraendo una pistola, ma è stato bloccato dopo una furiosa colluttazione. A questo punto i carabinieri decidevano di fare irruzione nel covo, dove trovavano la Borelli e il Frassinetti. Dei 3 è certo che a Siena c'era Giulia Borelli, come testimoniano le sue ferite. Per il Mutti e il Frassinetti bisognerà vedere nei prossimi giorni qual è stato esattamente il loro ruolo in tutta l'operazione. Oggi a Napoli un altro duro colpo è stato inferto a Prima Linea. I carabinieri hanno infatti scoperto quello che già veniva definito il covo archivio dell'organizzazione terroristica, e sembra che questa scoperta sia nata da elementi raccolti durante l'operazione nelle campagne di Tuscania. Il covo si trova nel popolare quartiere di Pigna Secca, a ridosso della centrale via Roma. Il locale è stato evacuato in fretta e furia. L'appartamento era occupato da 5 giovani dall'accento settentrionale che si spacciavano per fotografi. I carabinieri hanno trovato materiale relativo all'attività dell'organizzazione terroristica, armi, attrezzature per la riproduzione di fotografie, documenti falsi, alcuni dei quali già appunto falsificati. Sembra, ma la notizia non è ufficiale, che uno degli occupanti sia stato riconosciuto da una fotografia. Sarebbe Sergio Segio, uno dei capi storici di Prima Linea. Il covo di Buonconvento si trovava in una villa di proprietà di una nobildonna senese. Qui sarebbero state trovate armi. I 2 giovani affittuari, che hanno detto di essere studenti, sono stati arrestati. Nell'operazione dei piani di Arcinazzo è stata perquisita una villa di recente costruzione che si trova a 3 chilometri dal paese, in località Antenne. Il rifugio era disabitato e sarebbe stato utilizzato per qualche tempo dai terroristi. Le Brigate Rosse hanno fatto pervenire, dopo 9 giorni di silenzio a Roma e a Padova, un altro comunicato, il 5º, sul sequestro del generale Dozier. In esso è contenuta anche una nuova immagine del prigioniero, nella quale l'alto ufficiale della NATO appare con la barba lunga e incolta. Il testo del documento, subito sequestrato dall'antiterrorismo, non accenna a nuovi interrogatori e non enuncia richieste per la liberazione dell'alto ufficiale. Anche questo comunicato, che è di 6 cartelle, risulta prevalentemente ideologico, con slogan che inneggiano a una guerra teorizzata dall'organizzazione eversiva contro la NATO e gli Stati Uniti.
Lo stato di emergenza in Polonia sarà mantenuto ancora in vigore, non vi è scadenza certa. Il ritorno alla normalità è legato al comportamento del dissenso interno, in particolare al ritmo di ripresa dell'attività lavorativa. Sono queste le uniche indicazioni emerse dal lunghissimo intervento al Parlamento polacco del generale Jaruzelski per esporre le linee generali per la ripresa dello Stato. Né il calendario, ha precisato il primo ministro a capo del Consiglio nazionale di salvezza, né le pressioni esterne decideranno della sorte della Polonia. Ha tuttavia sottolineato che entro la fine del mese di febbraio alcune restrizioni risultanti dalla legge marziale potrebbero essere revocate, ma che non è possibile ritornare allo status quo. Jaruzelski ha tuttavia cercato di dare un'immagine di tolleranza, ha riconosciuto l'importanza dell'indipendenza e dell'autonomia del sindacato, ma ha insistito sulla necessità di una unità politica dei sindacati. Jaruzelski ha anche annunciato che 4.549 persone sono ancora internate, che 1.760 sono state liberate. Ha sottolineato che la Polonia è contraria alla deportazione e ha fatto intendere che non si opporranno ostacoli a chi deciderà di lasciare il paese. Il Parlamento dovrà ora approvare i decreti dello stato di assedio. Il voto appare scontato, ma non è escluso che ci possa essere qualche opposizione. 5 deputati polacchi hanno già rinunciato al loro incarico, lo ha annunciato il Presidente del Parlamento in apertura della sessione. Ha dato i nomi senza precisarne l'appartenenza politica. La radio polacca ha pure annunciato che all'ordine del giorno del Parlamento è stata aggiunta anche la questione di alcuni cambiamenti in seno al governo. Non vi sono state per il momento altre indicazioni a tale riguardo. In ambienti giornalistici si ricava l'impressione che Jaruzelski vorrebbe mantenere aperto il dialogo con la Chiesa. Fra poche ore si svolgerà a Ginevra il colloquio tra il segretario di Stato americano Haig e il ministro degli esteri sovietico Gromyko. Il capo della diplomazia sovietica, al suo arrivo a Ginevra, ha detto di non avere alcuna intenzione di discutere con Haig della Polonia, mentre il segretario di Stato americano è deciso domani a porre sul tavolo proprio la questione polacca e dell'Afghanistan. Date queste premesse, è difficile aspettarsi qualche risultato dall'incontro Haig-Gromyko. A questo si aggiunga che i colloqui sono stati ridotti ad una sola giornata, la metà del tempo originariamente previsto prima dell'imposizione della legge marziale in Polonia. A Santiago del Cile la polizia ha impedito il ritorno di 3 esponenti della Democrazia Cristiana attualmente in esilio che intendevano partecipare ai funerali dell'ex presidente Frei. I 3 sono Jaime Castillo, ideologo della DC cilena e dirigente del Movimento per i Diritti Umani, Renato Fuentalba e Claudio Huepe. La giunta militare li aveva espulsi negli anni scorsi e ieri all'aeroporto della capitale cilena la polizia non li ha neppure fatti scendere dall'aereo. La Finlandia avrà da domani il primo presidente socialdemocratico della sua storia, Mauno Koivisto. Si riuniranno domani appunto i 301 grandi elettori nominati nelle elezioni del 16 e 17 scorsi ed è scontato che sceglieranno lui come successore di Urho Kekkonen. L'elezione di Koivisto è infatti garantita dai 145 seggi socialdemocratici e dai 32 comunisti, cui si aggiungeranno probabilmente i voti di altri grandi elettori. Koivisto ha già reso noto che non intende ricorrere a elezioni parlamentari anticipate e che a formare il nuovo governo saranno gli stessi partiti dell'attuale coalizione, cioè socialdemocratico, comunista, centrista e popolare svedese. Il presidente sudanese Nimeiri ha destituito da tutte le sue funzioni il vicepresidente e ministro della difesa Abdel Maid Khalil. Nel decreto di destituzione, che non precisa i motivi dell'esonero, Nimeiri annuncia che assumerà personalmente le funzioni di ministro della difesa e comandante in capo delle forze armate. La centrale elettronucleare di Jinnah, nello stato americano dell'Ontario, è stata posta in stato di allarme. Gli impianti sono stati chiusi e il personale è stato evacuato. Verso le 9.30 di questa mattina si è verificata una fuga di acqua radioattiva da un generatore a vapore. Nonostante la fuga sia stata subito bloccata, si è avuto un rilascio di radioattività nell'atmosfera. Un responsabile della centrale ha detto che le verifiche eseguite dagli esperti non hanno indicato rilevanti livelli di radioattività in un raggio di 15 km. Entro il quale vivono 45.000 persone. Il reattore è stato subito sottoposto al normale processo di raffreddamento che durerà diverse ore. La centrale si trova a circa 35 km a est della città di Rochester, sulla costa meridionale del lago Ontario. Il consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano ha deciso di chiedere
la quotazione in borsa dei propri titoli. La Consob, l'organismo di controllo della borsa, aveva già chiesto con procedura d'ufficio la quotazione che comporta una maggiore trasparenza dell'assetto proprietario. La decisione ora della banca di chiedere autonomamente la quotazione le consente di far slittare il termine di alcuni mesi e di procedere nel frattempo a un riordino dell'assetto proprietario sul quale erano nate molte polemiche. Il consiglio di amministrazione dell'Ambrosiano ha anche preso atto delle dimissioni di Carlo De Benedetti da vicepresidente. Domani il consiglio di amministrazione nominerà probabilmente il suo successore, il finanziere Orazio Bagnasco, che oggi ha annunciato l'acquisto di una importante quota azionaria del banco. L'IOR, che è la Banca del Vaticano, ha smentito a sua volta di aver ceduto la propria partecipazione azionaria. Il dollaro si è rafforzato su tutti i mercati finanziari. In Italia il cambio odierno è stato di 1.250 lire e 50 centesimi contro le 1.234 lire e 55 centesimi di venerdì. Il mercato si è mosso spinto da due ordini di motivazioni: il rialzo dei tassi sui depositi in euro-dollari e l'aumento della massa monetaria americana. Entrati in vigore i nuovi prezzi del cemento e dei fertilizzanti. Per il cemento l'aumento è del 14,5%. Quello normale costerà 4.970 lire il quintale, quello ad alta resistenza 6.060 lire il quintale. L'aumento medio dei fertilizzanti è del 15%. Chi ritardi la dichiarazione dei redditi nel prossimo maggio sarà punito con una superpenale pari al 40%, attualmente è del 15%. Era accaduto che alcuni contribuenti profittassero delle miti sanzioni per rinviare i pagamenti fino al momento della messa a ruolo d'ufficio. L'equo canone aumenta del 13,42%. Questa quota è pari al 3,4 dell'indice dei prezzi al consumo valutato dall'Istat nel mese di dicembre nel 17,9%. La variazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno sospesi dal loro posto di lavoro i primi 106 funzionari e dipendenti statali che in questi giorni hanno ricevuto comunicazioni giudiziarie per l'inchiesta a Roma sull'assenteismo. Il magistrato che conduce le indagini si è incontrato con ministri e direttori generali dei ministeri dove sono stati trovati in difetto gli impiegati assenti per falsa malattia o per doppio lavoro. Al giudice Infelisi è stato assicurato che la procedura disciplinare entrerà immediatamente in corso. A Palermo 76 persone sono state rinviate a giudizio per l'inchiesta su mafia e droga che un magistrato siciliano, Giovanni Falcone, ha esteso anche ai rapporti fra malavita italiana e l'organizzazione americana Cosa Nostra. Tra gli incriminati, protagonisti di un giro di affari valutato a centinaia di miliardi all'anno, figurano Rosario Spatola, coinvolto anche nelle vicende di Sindona, e alcuni appartenenti alle maggiori famiglie dei racket siculi americani, i Di Maggio, gli Inzerillo e i Gambino. Lo stesso Sindone, in quest'altra inchiesta, ha collezionato un nuovo reato, quello di falso in atto pubblico. Tre rapinatori sono stati uccisi dalle guardie giurate di una banca a Caivano, in provincia di Napoli. I banditi, tutti giovani, fra i 23 e i 26 anni, erano entrati disarmati per poter superare, camuffandosi da clienti, il controllo fatto all'entrata con il metal detector. Le armi le avevano ricevute da altri loro complici che contemporaneamente avevano sfondato con una pala meccanica i vetri blindati di una finestra. L'azione della rapina è stata però interrotta dalla sparatoria dei vigilanti su un conflitto a fuoco che è durato 3 minuti fra 30 clienti terrorizzati, in seguito alla quale sono rimasti appunto a terra, crivellati di colpi, Sigismondo Pedata di 25 anni, Alfonso Verde di 26 e Antonio Buonanno di 23, quest'ultimi due in libertà vigilata. Nuovo rapimento in provincia di Milano circa 2 ore fa. Nei pressi di Giussano alcuni banditi hanno sequestrato l'industriale Luigi Sormani, titolare di alcuni mobilifici e stabilimenti di Arosio nella zona di Como. Sono 7 i morti della sciagura stradale avvenuta stamattina sull'autostrada del Sole, nel tratto tra Fidenza e Parma, dove a causa della nebbia una serie di vetture sono state coinvolte in uno spettacolare e drammatico tamponamento a catena. 3 delle vittime viaggiavano a bordo del pulmino investita dalla prima auto, travolta poi a sua volta da tutte le altre. Forse erano dei terroristi, 4 banditi che stamane a Roma hanno rapinato l'agenzia della Banca Commerciale Italiana al Palazzo dell'Alitalia, l'Eur. Bottino 170 milioni, gli stipendi degli impiegati della compagnia aerea. Alcuni particolari fanno ritenere che si tratti di un cosiddetto
esproprio proletario per autofinanziare gruppi eversivi. I banditi non erano mascherati ed hanno agito seguendo alla perfezione, senza un errore, un piano studiato al dettaglio. Sono fuggiti a bordo di una 127, poi risultata rubata, che hanno abbandonato in seguito in una strada della capitale. Sotto inchiesta alcuni ristoranti di Roma per l'uso di prodotti surgelati. Cucinare tali prodotti senza precisare nella lista che si tratta di surgelati costituisce infatti tentativo di frode in commercio. Tale reato è punibile con la multa o con la reclusione e la pubblicazione della sentenza sui quotidiani. In base a questo principio stabilito dalla Corte di Cassazione nel luglio dell'80, un'inchiesta giudiziaria è stata aperta dal pretore Gianfranco Amendola su tutti i ristoranti romani. Le quote del concorso pronostici del Totocalcio di ieri. I vincitori con 13 punti sono 21 e a ognuno andranno 224.608.100 lire. Hanno totalizzato 12 punti 756 giocatori per una quota individuale di 6.239.100 lire. È tutto, buonanotte.